Euro Regione News. Camino al Tagliamento, 72esima sagra del Toro e del Vino. Tra le più antiche della regione, è stata inaugurata con la giornalista Silvia Iacuzzi alla presenza della presidente della Proloco Il Var, Micaela Tupin, il sindaco di Camino Nicola Locatelli, il parroco Don Maurizio Zenarola, il presidente dell'AF Daniele Moro, Beniamino Frappa, il capogruppo di maggioranza Codroipo, Bruno Di Natale, l'assessore alla cultura del comune di Bertiolo, Luigina Iacuzzi, e di Camino al Tagliamento, Cristina Pilutti, il presidente del consorzio delle Proloco del Medio Friuli, Marino Zanchetta, e addirittura il vicepresidente della regione, Riccardo Riccardi. In ogni punto di ristoro c'è almeno un piatto a base di toro. La festa continuerà fino al 3 giugno 2018, soprattutto con gli eventi tipici come la cottura del toro allo spiedo e la cuccagna orizzontale sul fiume Varmo, in cui i giovani, e non solo, si cimentano su un tronco d'albero sospeso sul fiume. Il palo è cosparso di grasso e i concorrenti devono percorrerlo per tutta la lunghezza e in fondo devono fare un tuffo di 2 metri nelle acque gelide per prendere le 2 bottiglie poste come premio. Da Camino al Tagliamento, per Euro Regione News, Marco Masciò. Euro Regione News.